Il 6 aprile ci hanno sgombrato perché loro hanno avuto l'ordinanza di sgombro da parte della protezione civile. Ci hanno trasferiti in altri alberghi di appuntamento. In alberga ora? Sì, in alberga ora. È stato promesso un contributo quando riguarda una legge regionale. È un contributo da parte ASL, ma tutt'oggi non ci ha dato niente. Il 6 aprile 2019 il crollo di un solaio ha portato all'evacuazione dell'ospedale Incurabili di Napoli. In una delle ale vivevano 20 famiglie, sono state sfollate e da allora hanno vissuto tra alberghi e altri alloggi. Il progetto di ristrutturazione è stato presentato, ma le famiglie attendono ancora gli aiuti economici dell'ASL. Il 6 aprile ci hanno sgombrato perché loro hanno avuto l'ordinanza di sgombro da parte della protezione civile. Vabbè, ci hanno portato un mese a Sant'Anastasia, poi siamo stati un paio di mesi in zona lago Circonvallazione, a Villa Ricca 2. Ci hanno trasferiti in altri alberghi di appuntamento. In alberga ora? Sì, in alberga ora. Per quanto tempo siete stati in questi alberghi? 2 mesi. E ora poi abbiamo dovuto affittare casa per forza, insomma. È stato promesso un contributo quando riguarda una legge regionale e questo contributo ci è arrivato a fine, insomma, dopo metà dicembre. È un contributo da parte ASL che non è ancora arrivato. Mia trafila, mamma che è allettata, e si è appoggiata a casa di mia sorella. Io e mio marito invalido 100% che non deambula, siamo appoggiati ad un'altra sorella. Per un mese siamo stati in albergo, tra parentesi, alberghi a ore, cose da non lasciamo stare. E io da allora, da aprile quasi un anno, sto ancora lì. Sto chiedendo carità dappertutto, tutti gli enti, tutto quanto. Nessuno mi ha saputo dare una risposta. Sono riuscita a trovare casa a Sant'Elia, ai Miracoli. C'ho un fitto di 600 euro che non posso proprio pagare. Perché mio marito è disoccupato, siamo tutti disoccupati in famiglia. Io la casa non la trovo perché essendo pensionati, a parte che qua a Napoli tutti i B&B si affittano a studenti, chi ce l'hanno ha paura, vogliono le referenze e tutto quanto, pensionati difficilmente l'affittano. All'inizio dicevo che ci pagava il trasloco, poi nell'ultima riunione è uscito fuori che ci dava un contributo di 500, massimo di 500 euro, il 30%, ma tutt'oggi non ci ha dato niente. Con fatture alla mano che abbiamo portato. La parte dell'ASL non è stata ancora liquidata. Che tempi possiamo dare alle persone che aspettano il contributo dell'ASL? Tempo zero, nel senso che mi impegno entro questa settimana a fare la delibera e ad erogare il fondo per poter dare ai nuclei familiari il nostro contributo che ASL, che abbiamo già promesso e abbiamo già sottoscritto. La Regione ci ha deliberato 100.107.200 euro per poter supportare economicamente, e non è banale, questo importante intervento. Io spero che per la primavera del 2021 ci possano già essere gli aggiudicatari dei lavori. I tempi si annunciano molto lunghi. Come si sente di affrontare questa situazione anche nelle condizioni in cui si trova oggi? Io non lo so proprio, qualcuno mi deve dare una risposta, non lo so. Io posso portare soltanto i referti medici di crisi di panico, di sghizzi di pressione di mio marito, che qua ci scappa il morto sicuramente. Mia moglie è nata in questa casa, c'era la madre, è nata proprio in casa mia moglie, quindi da 50 anni, da quando è nata, mio suocero ancora prima. Insomma, ci sono molte persone che storicamente stanno anche da 60-70 anni in questi alloggi.